с различными компаниями по инновационным проектам. Как, например, Сальваторе Феррагамо, Ботега Венето, Хьюго Босс, Мандарина Дак, Карфур и многие другие известные нам всем мировые бренды. В настоящее время он активно выступает с лекциями, с мастер-классами по графике, моде, дизайну, кино, фотографии, современному искусству в различных институтах дизайна и моды, включая Европейский институт дизайна, Политехнический Миланский институт и Итальянский институт культуры в Москве и в Санкт-Петербурге. В настоящее время он является арт-директором Европейского института дизайна. И перед тем, как мы приступим к нашей лекции, я предоставляю слово руководителю отдела образования при Генеральном консульстве Италии в Москве, профессору Джузеппе Лопорто. Sì, buonasera, vi ringrazio per questa partecipazione e permettetemi innanzitutto, a nome del PRIA, a nome del nostro consolato, del console e della nostra ambasciata, di ringraziare l'Istituto Europeo del Design per questa collaborazione che ormai si perpetua nel tempo e da diversi anni, da molti anni che collaboriamo. L'Istituto Europeo del Design, peraltro, è un validissimo partner non solo dell'ambasciata e del Consolato di Mosca, ma di tutta la rete del nostro Ministero degli Esteri. Collaborativamente, poc'anzi ricordavamo con Giovanni le attività svolte anche nell'ambito di numerose iniziative per la diffusione della lingua italiana, il design delle parole e quant'altro. E questo per noi è veramente un motivo di orgoglio, poter offrire a voi studenti, ma non soltanto agli studenti, alle scuole, ai docenti, dare un'offerta culturale, un'offerta formativa che non si limita soltanto a quello che è il mondo dell'istruzione scolastica, ma anche della formazione accademica nel mondo del design, nello specifico, nel mondo della moda, insomma, in tutto quello che è poi l'argomento principe di questa serata, ovvero sia del Made in Italy. Quindi io ringrazio veramente di cuore l'Istituto Europeo del Design, oggi qui rappresentato dalla dottoressa Malcontenti e da Giovanni Ottonello, che tra l'altro ci regalerà questo incontro relativo quindi al Made in Italy. Sarà anche l'occasione per premiare finalmente, ormai sono passati quasi 2 anni da quando è stato lanciato, perché ricorderete che il concorso, diciamo, l'Italia sul palcoscenico, venne lanciato in occasione della Settimana della Lingua dello scorso anno, del 2019, in cui si parlava proprio dell'italiano sul palcoscenico. E quindi finalmente c'è l'occasione avremmo voluto farlo in presenza, ahimè non è il momento ancora maturo per poterci vedere, però anche di questo con Giovanni parlavamo e speriamo che nel prossimo futuro, noi speriamo che sia davvero prossimo questo futuro, potervi proporre, vi proporremo comunque numerose iniziative, a cominciare da subito, su tematiche ambientali, collegate al design, collegate alla moda e quant'altro. E quindi mi limito soltanto a dire, rimaniamo connessi da questo punto di vista. Ahimè, per adesso, quanto più attuale di questa affermazione che ho detto, possiamo per adesso rimanere soltanto connessi e non in contatto fisico. Però ci siamo. Il nostro lavoro di collaborazione, la nostra comunità sta crescendo, la nostra comunità del PRIA è sempre presente e si arricchisce sempre più di contributi di alta qualità. E quindi oggi in questo veramente ringrazio nuovamente Giovanni, ringrazio tutti voi che state partecipando e a Giovanni immediatamente do la parola. Grazie, grazie Giuseppe, grazie a tutti. Sono sempre molto contento quando ho la possibilità di incontrare qualcuno che è innamorato dell'Italia o comunque vuole comprendere meglio il nostro paese. Lo sforzo che tutti le ambasciate, i consolati, gli istituti di cultura, PRIA, cercano di fare quotidianamente è esattamente questo, no? Cioè accendere una luce, accendere l'attenzione su un paese che viene chiamato bel paese, non a caso, e quindi per me è motivo di orgoglio. Io prima della pandemia avevo anche il ruolo di ambasciatore, tutto sommato, dell'italianità
nel senso che uno dei miei scopi fondamentalmente era quello di, da un lato, trovare nuovi talenti e quindi aiutarli come Istituto Europeo di Design, aiutarli, supportarli e dargli motivazione e visibilità, ma dall'altra parte, essendo la nostra scuola totalmente italiana al 100%, e questo è un merito, insomma, è un nostro vanto, c'era questa idea di poter portare in giro per il mondo un'identità italiana, no? Perché tutti poi alla fine parlano di questo Made in Italy, che ovviamente è importante per noi, no? Assolutamente. E allora volevo condividere con voi le motivazioni per cui il Made in Italy è nato, perché molto spesso non si sa, nel senso che non si sanno realmente le origini. Vi ho portato, come dire, una storia, la storia del Made in Italy. In realtà l'Italia è diventata grande nel mondo con queste 4 A: abbigliamento, arredamento, automazione e il comparto alimentare, cioè tutto il mondo del cibo. Queste 4 lettere, queste 4 parole sono diventate importantissime, tant'è che nel mondo ci viene riconosciuta esattamente una validità, ma il motivo sta fondamentalmente si basa fondamentalmente sulla qualità del nostro territorio, no? Io qui ho scritto esperienza del quotidiano, i luoghi del quotidiano. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia, pur avendo una superficie a livello di chilometri quadrati molto piccola, molto inferiore rispetto a tanti altri paesi, ha una diversificazione, ha una molteplicità di paesaggi che hanno reso importante il rapporto tra l'esperienza giornaliera che ogni italiano e ogni come dire, turista o persona che vuole attraversare il nostro paese può fare. Noi in pochissimi chilometri quadrati noi abbiamo le montagne, la collina, i laghi, il mare e molte altre esperienze che si possono fare. Per cui per noi vivere il paesaggio, vivere la natura, visto che con Giuseppe prima parlavamo della sostenibilità, vivere per noi la natura è quasi normale, no? Rispetto ad altri paesi che per condizioni climatiche purtroppo il rapporto con l'esterno, il rapporto con una vita che ha a che fare con le relazioni con il paesaggio sono sicuramente inferiori, no? E quindi queste 4 parole sono quelle che hanno caratterizzato gli italiani, no? La capacità di lavorare, una sorta di creatività, il rapporto con la casa, il rapporto con lo spazio, il rapporto col corpo, e ovviamente poi è la moda, e poi le città, no? La grande fortuna dell'Italia è di essere puntinata al suo interno di città che sono straordinarie per la storia della cultura, per la storia dell'arte, per la storia della musica, del cinema, no? E quindi le città, anche quelle di piccola entità, no? Non stiamo parlando solo di Roma o Milano o Bologna o Napoli, ma abbiamo dei borghi, abbiamo delle piccole realtà che sono assolutamente affascinanti, straordinarie, sono in grado di poter raccontare qualcosa, no? E allora è questo che fondamentalmente è nelle nostre corde. Vivere italiano significa per molti vivere bene. A me è capitato, viaggiando tantissimo, quando io dicevo che ero italiano, la prima cosa che mi dicevano ma sei fortunato perché voi sapete vivere bene. E che cosa vuol dire vivere bene, no? Vuol dire avere una qualità della vita, vuol dire avere un buon cibo, vuol dire avere un buon clima, cioè che cosa significa? E quindi sono andato a vedere uno studio dove che colloca
il Made in Italy al settimo posto in termini di reputazione e al terzo posto nel mondo come marchio, come notorietà, no? Prima c'è la Coca-Cola, poi c'è la Visa, dopodiché c'è il Made in Italy. Quindi questo a noi fa assolutamente piacere, ci rende orgogliosi. La cosa interessante è un'altra. In realtà, proprio perché il nostro... Adesso stiamo cercando di capire come nasce il Made in Italy. Una cosa interessante è stata quella di essere un paese attraversato da molti altri popoli che una volta che arrivavano in Italia si fermavano. Cosa vuol dire si fermavano? Perché trovavano una condizione climatica favorevole, trovavano una qualità del cibo ottima, per cui lentamente nei secoli le invasioni, chiamiamole così, erano diventate qualcosa che non era più solo un attraversamento, ma rimanevano stanziali. E quindi gli italiani, il popolo italico, cosa ha fatto? Ha cercato di prendere, di copiare, di assorbire alcune culture, per quello si chiama cultura dell'innesto. Innesto vuol dire mettere qualcosa dentro a qualcosa che esiste già. Quindi in realtà la cultura dell'innesto significa assorbire, fare proprio qualcosa che prima non c'era. E vi faccio un esempio per farvi capire. Noi abbiamo da sempre una tradizione tessile del tessuto, no? Della fabbricazione del tessuto. Ma in realtà la tradizione del tessuto non è italiana. Quando sono arrivati gli arabi, quando sono arrivati gli svizzeri, quando sono arrivati i greci e appunto hanno invaso la nostra nazione, noi abbiamo preso quegli elementi, cioè noi abbiamo capito che c'erano alcune cose che valeva la pena di conservare e li abbiamo sviluppati e li abbiamo migliorati. E quindi grazie agli arabi noi abbiamo il tessuto in Sicilia, grazie ai greci ce l'abbiamo in Toscana e grazie agli svizzeri ce li abbiamo nel nord Italia, no? Per cui Como, che diventa e oggi è la capitale mondiale della seta, dove noi abbiamo una scuola, tra l'altro, perché ci sembrava giusto che la moda non è solo forma, ma è anche tessuto, è anche appunto materiale, quindi abbiamo una scuola anche a Como. La cosa interessante è appunto questo sviluppo degli italiani alla comprensione di quello che poteva essere importante. E nella storia dell'Italia tre sono i periodi importanti a livello globale, no? A livello universale, riconosciuti da tutti nel mondo, sono l'Impero Romano, l'Umanesimo e il Rinascimento. L'Impero Romano, uno dei, come dire, degli imperi più vasti del mondo, dove la cosa interessante era quella che i romani annettevano, no? Inglobavano regioni rispettandole, non c'era un abbattimento della religione o delle proprie culture, ma c'era un rispetto di queste altre nazioni che entravano a far parte dell'impero romano. L'umanesimo, che mette l'uomo al centro dell'universo, no? l'uomo che diventa parte integrante della cultura, della nazione, delle idee, e soprattutto quello che è forse il periodo più bello, più importante, più incredibile della storia di tutti i tempi, forse, è la concentrazione di una quantità incredibile di artisti, di scrittori, di letterati, tutti concentrati in uno stesso momento, cioè il Rinascimento. E quindi Leonardo, Michelangelo, Raffaello,
Brunelleschi, tutti quei personaggi che poi sono diventati importanti non solo per l'Italia, ma per tutto il mondo. E tutto il mondo si sposta, viene in Italia per poter ammirare, per poter respirare quell'aria che hanno respirato questi grandi, no? Se uno ha la fortuna di camminare per Firenze, Firenze è una città che è rimasta per certi versi uguale a quando era nel Rinascimento, e quindi noi possiamo immaginare che Dante, piuttosto che Michelangelo o altri importanti artisti, abbiano camminato in quelle strade, no? E quindi c'è quest'idea del voler ripercorrere emotivamente, in maniera emozionale, quel periodo. Un altro momento straordinario è stato il Grand Tour. Nel Settecento, in realtà già alla fine del Seicento, ma diciamo che tra il 1600 e il 1700, l'Italia viene riscoperta dal punto di vista del suo patrimonio culturale, il suo patrimonio artistico, no? Gli scavi cominciano poi tutta una serie di scavi per portare alla luce la Roma antica e non solo. Nel Settecento grandi architetti, grandi artisti, grandi studiosi vincevano il Grand Tour, oppure realizzavano questo Grand Tour, che era un percorso, un bellissimo percorso che partiva dalla Germania, partiva dall'Inghilterra o dalla Francia o comunque da altri paesi, e lentamente scendeva verso l'Italia fino ad arrivare appunto alla punta estrema, quindi alla Sicilia e alla Puglia. Perché? Perché tutta l'Italia era ricca di questa documentazione a cielo aperto, era un gigantesco museo a cielo aperto dove tutti potevano camminare per questi luoghi e trovare un'ispirazione per scrivere un libro, un'ispirazione per dipingere un quadro, un'ispirazione per scolpire una statua, no? C'era questa grandissima emozione costante appunto nel poter trovare un linguaggio che apparteneva al passato ma che poteva servire per il presente. Anche questo era molto interessante. E quindi qua vi ho portato alcuni esempi, no? Vedete, questo è Goethe, il famosissimo, importantissimo scrittore Goethe, che ha scritto moltissimo sul suo viaggio in Italia, ma appunto tutte le città italiane vengono lentamente scoperte, riscoperte, cominciano i primi scavi, poi nell'Ottocento avremo gli scavi di Pompei, comunque si inizia a ripulire la storia dagli strati del tempo. Con un salto temporale importante, ma mi serve per raccontarlo, si arriva alla Seconda Guerra Mondiale. Noi 1945, noi perdiamo la guerra. Noi e la Germania siamo le due nazioni che perdono la guerra, quindi noi abbiamo le nostre città sono distrutte dai bombardamenti. La popolazione vive perennemente e fondamentalmente di agricoltura, ci sono moltissime malattie, non abbiamo nessuna attenzione e cura per la moda e neanche per il design, no? Le case sono veramente molto povere, di piccole dimensioni, no? Cioè tutto è veramente molto semplice, mi verrebbe da dire come parola, no? Quindi siamo un paese in ginocchio. Bene, questa premessa la faccio perché in sei anni noi diventiamo la più grande nazione dal punto di vista del design e della moda.
Questa cosa viene studiata nei libri perché in realtà nessun'altra nazione, cioè in realtà anche la Germania riesce a fare questo, ma con una lentezza maggiore della nostra, perché, come dire, Hitler era tedesco. Noi in 6 anni diventiamo la capitale del design e della moda. Perché? Perché un signore, siamo nel 1951, un signore che si chiamava Giovan Battista Giorgini e viveva a Firenze, e già negli anni 20 lui girava, si muoveva nei paesi stranieri, andava in Inghilterra, andava negli Stati Uniti, facendo che cosa? Facendo il buyer. Lui, intelligente, un uomo colto, aveva intuito che l'Italia era ricca di artigianato, di artigiani, che erano bravissimi nella realizzazione di oggetti di qualità, e quindi oggetti che nel resto del mondo non esistevano. O perché? Perché nel resto del mondo non c'era quella capacità di realizzare, no? Quella capacità di saper fare, quello che dico io spesso è usare le mani, che è molto tipico italiano. Giorgini andava da Saks, da Tiffany, da Macy's a New York anche, no? A portare che cosa? I merletti veneziani, i vetri appunto veneziani, la paglia fiorentina, la pelle di Sorrento, e poi anche il cibo, no? Era veramente il più grande sponsor dell'Italia. Ma proprio per questo lui ha un'intuizione. Girando per l'Italia in lungo e in largo, scopre che l'Italia ha moltissime sartorie, soprattutto familiari, e vi spiego poi perché, a nucleo familiare, no? Quindi il padre e la madre che passano le redini alla figlia. Ci sono moltissime sartorie che realizzano capi eccellenti dal punto di vista della confezione, cioè la manifattura è alta, a un livello enorme. Allora ha un'intuizione, decide di contattare quelli che secondo lui meritavano, oppure erano interessanti dal punto di vista delle forme, no? Dell'innovazione anche. Chiama questi personaggi che sono le sorelle Fontana, Schubert, Venezia, ci sono alcuni, Emilio Pucci, che poi scopriremo dopo, e chiede loro di riunirsi in una data, che era il 12 febbraio 1951, vicino a Firenze, di una villa vicino a Firenze, Villa Torrigiani, e di mostrare al mondo il livello della moda italiana, il livello della sartoria italiana. Ma ripeto, noi eravamo un paese completamente in ginocchio dal punto di vista della vita quotidiana, no? E lui fa un'altra cosa straordinaria. Lui manda un invito non agli italiani, perché agli italiani in quel momento forse non gli importava neanche, e diciamo che non era una priorità. Lui aveva intuito che questa eccellenza funzionava per la stampa estera, o comunque delle ricche famiglie o ricche signore che potevano trovare in quelle forme, in quella qualità del tessuto, un interesse. E allora manda l'invito solo alla stampa straniera e a un certo tipo di pubblico sempre straniero, chiedendo, e in questo ha avuto un'intuizione straordinaria, chiedendo alle donne, alle signore che partecipavano alla sfilata, di indossare abiti di pura ispirazione italiana. Perché ve lo faccio vedere? Perché nel 1951 pura ispirazione italiana non esisteva, cioè non c'era, nessuno aveva la consapevolezza di che cosa fosse un'ispirazione italiana. Lui aveva intuito che in realtà un'identità, un'estetica, una riconoscibilità di un DNA italiano c'era. E quindi questa è stata la sua grande intuizione, no? Io 2 anni fa sono stato in Messico, a Città del Messico, a Guadalajara in realtà,
e avevo 82 aziende messicane che mi hanno chiesto, ed eravamo lì esattamente per questo, mi hanno chiesto che cosa loro dovevano fare per provare a realizzare un made in Mexico, no? Cioè di avere una pura ispirazione messicana. Ecco, questa cosa significa che quello che aveva visto Giorgini era vero, era importante, e quindi nasce la moda italiana. Quella francese era già nata, era, come dire, aveva già mosso i suoi primi passi. 1951 appunto arriva, che poi si sposterà nella famosissima Sala Bianca di Palazzo Pitti, e arriveranno tutta una serie di personaggi che esistono ancora oggi: Capucci, Missoni, Valentino, Mila Schön, Gattinoni, sono tutti tra l'altro Valentino è molto curioso come è arrivato, perché a un certo punto Giorgini stila la lista delle maison, no? delle sartorie che dovevano partecipare, e gliene manca una perché c'è stato un contrattempo, e lui aveva conosciuto questo ragazzino che gli sembrava avesse una sua creatività, avesse una, come dire, una sua identità, e allora chiede a questo ragazzino di sfilare, di partecipare. Questo ragazzino era Valentino, fa la sua famosissima sfilata di abiti tutti bianchi. Fortunatamente, perché la casualità non esiste, casualmente tra i giornalisti c'era una giornalista di Elle Parigi, che dedica a Valentino, quando lei torna a Parigi, dedica due pagine e diventa quello che poi ancora oggi è Valentino. Tra l'altro mi piace sottolineare che oggi il direttore creativo di Valentino è un nostro ex studente, e quindi questo mi piace molto, perché vuol dire che delle cose buone le abbiamo fatte. E quindi la combinazione tra identità italiana, territorio italiano e anche, quando prima dicevo corpo, no? Cioè l'identità della donna italiana, l'identità dell'artigianato italiano, che fanno, e le città che fanno da sfondo, no? Che fanno da sfondo a questa Italia, si costruisce il desiderio da parte degli stranieri di poter indossare quei vestiti, ma soprattutto di poter vivere quella situazione, no? E poi siamo stati fortunatissimi, perché nel 1953 William Wyler decide di girare a Roma, che si trasforma in Hollywood sul Tevere, decide di girare Vacanze Romane. Vacanze Romane, la storia di questa ragazza, di questa principessa che decide di venire a Roma e che volutamente si perde nella bellezza romana. Questo film ha un successo planetario che fa sì che diventi una delle ottime cartoline, una delle ottime pubblicità e comunicazioni del bel paese, no? Io ricordo sempre appunto che noi 8 anni prima avevamo perso la guerra. Parallelamente succedono delle cose che hanno a che fare con il mondo della moda e della comunicazione, no? Gucci decide di aprire un negozio a Firenze dopo la sua esperienza. Lui era un portantino, lui lavorava come usciere nei grandi hotel di lusso, ma aveva avuto l'intuizione, che è tipica italiana, del guardare, lui aveva osservato come i ricchi si muovevano con bauli, con valigie. Quando lui torna in Italia, torna a Firenze, patria della pelle, decide di costruire una serie di oggetti che sapeva che potevano servire al ricco nel senso più ampio del termine, e quindi diventa famosissimo. Altro personaggio incredibile che aiuta il Made in Italy a diventare sogno è Ferragamo, poverissimo, di una famiglia povera del Molise, raggiunge suo fratello
in America, il suo fratello, molto spesso gli emigrati erano, gli emigrati andavano negli Stati Uniti e diventavano tutti ciabattini o muratori oppure ristoratori, perché era il cibo quello che più sapevano maneggiare. Diventa famosissimo, inventa 20.000 modelli di scarpe, immaginatevi, voi donne oggi portate delle scarpe che hanno una forma perché è stato Salvatore Ferragamo a inventarla. Salvatore Ferragamo ha inventato la zeppa, ha inventato il décolleté, ha inventato il sandalo senza le invenzioni di Ferragamo non avrebbe potuto esistere, no? Quindi immaginatevi il personaggio. E cosa fa? Questo per farvi capire come tutto serve. Salvatore Ferragamo decide di tornare in Italia e dove va? Non torna a Molise, non torna in Molise o decide di andare a Roma, va a Firenze. Perché? Perché Firenze in quel momento era la città più desiderata dagli americani. E ancora oggi un americano non dice vado in Italia, oggi un americano dice vado in Toscana. Perché ancora oggi la Toscana è l'epicentro della creatività. Quindi a un certo punto lui arriva e scrive Salvatore Ferragamo Firenze e quindi diventa quello che è. L'altro personaggio importante è Emilio Pucci. Emilio Pucci che inventa un tessuto nuovo. Emilio Pucci addirittura si inventa una grafica per tessuti che è diventata talmente tanto famosa che già negli anni 50 gliela copiavano, al punto tale che Pucci è stato il primo designer a firmare i tessuti perché glieli copiavano. Naturalmente Marilyn Monroe addirittura è stata sepolta con un vestito di Pucci, quindi immaginatevi l'amore che gli stranieri avevano per lui. E in ordine, come dire, temporale, dobbiamo ringraziare fondamentalmente per il Made in Italy Giorgio Armani. Perché Giorgio Armani? Perché nel 1980 Giorgio Armani ha un'intuizione, capisce che il cinema poteva essere un veicolo per raccontare l'italianità, per raccontare un'idea di Italia che era fatta appunto di qualità dei tessuti, di qualità della vita, di pregio, di attenzione ai dettagli, di saper realizzare delle cose. Nel 1980 lui regala, tra virgolette, al cinema la sua collezione di vestiti che Richard Gere nel film American Gigolo, aprendo cassetti, armadi e scegliendo i suoi vestiti, mette in scena la collezione di appunto Giorgio Armani. Giorgio Armani diventa Re Giorgio e apre le porte a tutta una serie di altri designer italiani che appunto diventano famosi oltreoceano e nel mondo. Ma in realtà, dietro a tutto quello che vi ho raccontato, c'è questa parola, cioè fare sistema. Allora, noi veniamo studiati nelle università, le università di marketing e le università di economia studiano questo metodo perché nessuno al mondo ha ancora oggi realizzato quello che hanno fatto gli italiani. Noi purtroppo poi abbiamo fatto di tutto per distruggere questo sistema. Io in questo sento un profondo dolore perché purtroppo i primi nemici degli italiani sono gli italiani stessi. Questo è un gigantesco difetto che ci portiamo dietro da sempre. Noi siamo esterofili e non crediamo fino in fondo in noi, e noi con le qualità che abbiamo anche di auto, come dire, di autodifesa e di sopravvivenza potremmo essere molto più in là di dove siamo, ma questo purtroppo è un'altra cosa. Dicevo, cosa vuol dire fare sistema? Quando noi compriamo una sedia, quando noi compriamo un vestito, quando noi compriamo un paio di occhiali, noi compriamo un oggetto. Dietro all'oggetto c'è il sistema di una filiera che è fatta di tutta un'eccellenza di materiali e di persone che hanno scelto di sparire a favore del prodotto finale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io compro un paio di pantaloni, c'è il tessuto, il filo, chi l'ha colorato, chi l'ha cucito, chi ha dato le fodere, chi ha dato i bottoni, e tutte aziende di eccellenza che sono
come dire, anonime, scompaiono, ma che se il, l'oggetto, se il pantalone, quindi il brand, ha successo, a catena hanno successo anche tutti gli altri. No? Questo è incredibile, ci ha provato tantissimi anni fa il Vietnam, se non sbaglio, e poi qualche altro paese timidamente ha provato a capire se questa cosa era, era fattibile, ma in realtà non c'è riuscito, non c'è riuscito nessuno. E quindi per il momento resta un successo. Ma arriviamo a, come dire, il motivo per cui non è Roma in quanto capitale, no? Se noi oggi pensiamo a, come dire, alla Russia, è ovvio che pensi a Mosca. Se noi pensiamo all'Inghilterra, pensi a Londra. Se pensi alla Francia, pensi a Parigi. Se pensi all'Italia, in realtà pensi a Milano, non pensi alla capitale. Perché? Perché c'è una motivazione per cui è Milano l'epicentro del design, della cultura, della moda, di questa struttura del Made in Italy che vi ho appena raccontato. Perché Milano? Perché in realtà a Milano, per una questione urbanistica, per una questione proprio veramente morfologica e anche strutturale, a un certo punto a Milano si era riunita una borghesia, cioè non una nobiltà, non i nobili, ma una borghesia, delle ricche famiglie che avevano in mano l'industria, la finanza e quindi la ricchezza. Non solo. A un certo punto queste famiglie avevano intuito che Milano poteva trasformarsi, no? A differenza di Firenze e Roma, che erano due città fortemente connotate dal punto di vista architettonico. A Firenze non si può costruire niente, a Milano, a Roma, quando costruisci qualcosa, tiri su una mattonella e sotto scopri una tomba romana, no? Trovi qualcosa di prezioso, quindi non puoi fare. Cosa succede? Le grandi famiglie cominciano a lavorare sull'industria, cominciano a sostenere questi distretti. Che cosa sono i distretti? I distretti sono qualcosa che appunto sono solo ed esclusivamente italiani, cioè sono delle aree in Italia, sono delle zone che hanno una specifica identità, quello che viene chiamato genius loci, hanno una specifica identità che nasce dal luogo, nasce dallo spazio. Cioè, per farvi capire, il tessuto si sviluppa a Como perché l'acqua è un elemento fondamentale per la realizzazione dei tessuti e quindi Como, il lago, è importantissimo. Nel Biellese, vicino a Torino, si sviluppa, nascono delle aziende importantissime come Fila, Loro Piana, come molti altri brand importanti. Perché? Perché in quella zona qualitativamente era importante per l'allevamento delle pecore, quindi della lana, e quindi diventa un punto di eccellenza. Voi immaginate che l'80% delle sedie che vengono prodotte in Europa, scusate, che vengono vendute in Europa, vengono prodotte in provincia di Udine. L'85% della produzione mondiale degli occhiali viene fatta in un piccolo paese di fianco a Treviso. Geox, che è un'azienda italiana, realizza 33 milioni di scarpe nel mondo. E potrei citarne molte altre, no? Per farvi capire che cosa significa il distretto. Questa cosa nel tempo è stata, come dire, leggermente messa in difficoltà, se per essere eleganti, e quindi però adesso si sta cercando appunto di rimettere in moto. No, e questi sono alcuni esempi, vedete? Nel Piemonte ci sono queste aziende che hanno reso l'Italia importante nel mondo. Questa è la Lombardia, no? Quindi non solo moda, Prada, Armani, ma anche tutto il mondo del design, no? Artemide, Cartel, tutti nomi che sono veramente ormai hanno superato i confini. Questo è il nord-est, vi dicevo, vedete, l'80% delle sedie prodotte a Udine, il 50% viene mandato in Europa, no? Cioè,
tutto questo mondo diventa importantissimo per l'Italia, per un racconto, no? Noi anche quello siamo molto bravi anche a saperlo raccontare e a comunicare, naturalmente. Ma questi sono, adesso vi porto degli esempi solo per farvi capire. Ma l'altra cosa che prima ho parlato di moda e adesso, come dire, non possiamo non dimenticare il design, no? 1961, quindi esattamente 10 anni dopo la nascita della moda italiana, nasce il Salone del Mobile, che è forse l'evento più importante al mondo dal punto di vista della comunicazione del prodotto dei mobili, del prodotto di arredamento. Perché? Perché alcune famiglie che erano nella cintura milanese, no? Quello che viene chiamata Brianza, nella cintura milanese avevano intuito che quello che era stato fatto da Giorgini in Toscana era una cosa molto interessante e che poteva essere emulata, che poteva essere copiata, ripresa e riproposta appunto in Lombardia. Allora alcune famiglie di artigiani, di arredatori, no? Molteni, ce ne sono moltissimi, no? Moroso, Cappelli Cartel, come vi dicevo prima, alcuni di queste famiglie, di questi falegnami, tutto sommato, no? Decidono di mettersi insieme, di fare sistema, come vi dicevo prima, e di raccontare come la moda si è messa a stilato, si è messa in scena, anche il mobile, anche l'arredamento poteva stilare, mettersi in scena, e quindi nasce appunto il Salone del Mobile. 1975, un pezzo della moda di Firenze arriva a Milano e un pezzo va a Roma, e quindi insomma poi la moda si divide in tre centri: a Roma l'alta moda, a Firenze l'uomo e a Milano il prêt-à-porter. Per quanto riguarda l'arredamento, invece, Milano rimane il centro. E quindi a un certo punto il Made in Italy diventa importante per due valori. Da un lato diventa importante come riconoscimento sui mercati stranieri, dall'altra parte serve ai piccoli, come dire, serve a quelli piccoli di poter crescere e vendere, spendere la qualità del Made in Italy, no? Quello che oggi viene chiamato country branding, no? Cioè la storia, la cultura, i valori dell'italianità che fanno sì che nel mondo noi possiamo raccontare quanto siamo bravi, no? Questo per farvi capire quanto ci copiano, mi fa veramente a volte un po' impressione. Io sono stato tantissimo in Cina, adesso vi faccio ridere, una delle mie prime volte che sono stato in Russia, mi hanno chiesto di fare una lezione tantissimi anni fa non era proprio Made in Italy, era il concetto di italianità, no? E a un certo punto avevo la sala piena, mi pare che fossi a San Pietroburgo, e a un certo punto dico, molto spesso, proprio perché c'è l'Italian sounding, no? Cioè questa idea del dover usare un nome italiano, vi porto l'esempio di Carlo Pazzolini. Carlo Pazzolini è un brand assolutamente russo, che però ha un nome italiano, e molto spesso ci sono i russi che pensano di comprare un oggetto italiano, ma in realtà è russo. In fondo alla sala no! Poi era una ragazza che ha sempre pensato che Carlo Pazzolini fosse Made in Italy, in realtà era assolutamente un brand russo, no? Quindi questo per farvi intuire, per farvi capire l'amore che esiste per ma voglio lasciarvi, perché non voglio annoiarvi, con questa frase del gigantesco Leo Longanesi, no? Se c'è una cosa che in Italia funziona è il disordine, che è esattamente la bellezza della motivazione per cui le persone amano l'Italia. Noi abbiamo questa straordinaria capacità che nella confusione di riuscire a dare il meglio di noi, e quindi la motivazione per cui dopo la Grande Guerra, dopo il 2008 con le banche Lehman, e speriamo oggi
dopo il Covid, l'Italia solitamente risorge da questi disordini per dare il meglio di sé. Per cui, insomma, questa è la storia in breve del Made in Italy. Grazie per la vostra attenzione, grazie davvero. Io ne approfitto per ringraziare veramente di cuore Giovanni per questo veramente intenso intervento. Mi spiace che non vi siano tutti coloro i quali si sono iscritti, comunque noi approfitto per dire che il tuo intervento rimarrà registrato sia sulla nostra, sul nostro canale YouTube del programma PRIA, sia su richiesta, se tu ci autorizzi, potremo anche inviarlo alle scuole per poterlo condividere. Lo rifaremo, Giuseppe, potremo rifarlo dal vivo. Perfetto. No, ma lo rifaremo in presenza, come ci siamo promessi del ciclo. Farlo in presenza è ancora più bello. Esatto. Poi, collegandomi a quanto tu hai detto poc'anzi a proposito di Pasolini, c'è un altro esempio qui a Mosca e in Russia in generale, no? Bosco dei Ciliegi. Okay. Bosco dei Ciliegi è un grande marchio russo con un nome italiano, perché Kuznerovic, che è un grandissimo amico dell'Italia, il proprietario dei grandi magazzini GUM, ripete sempre una frase che quando viene da noi in ambasciata dice sempre: io vi devo sempre ringraziare perché voi in Italia avete talmente tante cose che i russi vengono in Italia per comprare, poi non hanno tempo di comprare perché guardano e vengono a comprare poi da me ai magazzini GUM. E quindi magari pagando il doppio e il triplo, questo magari non lo diciamo, però è così. Vero, per non parlare, certo, per non parlare poi a proposito dell'Italian Sounding, tutto come tu hai fatto cenno tra l'altro, a tutto ciò che è collegato all'agroalimentare, al vitivinicolo e quant'altro, ma di questo poi, ma anche lì c'è tutto un lavoro di design, perché è chiaro che anche la qualità dei prodotti nostri si lega anche a tutto un aspetto, per esempio nel vinicolo, nell'oleario, anche al packaging, e lì c'è tutto un grande lavoro di design, di etichette, ma di questo ne parleremo nelle prossime puntate. Esatto, proprio... Tra l'altro è molto attesa, esatto, la parola la diamo alla dottoressa Malcontenti, che ha delle importanti informazioni da darci e anche altro. Prego. Esatto, innanzitutto grazie Giuseppe, Anna e Giovanni per i vostri interventi precedenti. La lezione di Giovanni è stata molto interessante, come diceva anche Giuseppe, molto intensa e speriamo vi sia piaciuta, e si ricollega, insomma si sposa perfettamente con quello che è stato il tema del concorso, di cui adesso annunceremo i risultati, che come diceva Giuseppe è stato lanciato l'anno scorso in occasione della settimana della lingua italiana a Mosca, un concorso che ha visto la partecipazione di molti studenti molto motivati, molto, si vedeva proprio visibilmente sia dai progetti sia dalle lettere di motivazione che hanno scritto, che erano fortemente mosse, diciamo, e motivate verso lo studio sia della lingua che della cultura italiana, e una vera e propria passione per quello che è l'italianità sotto vari punti di vista. Qual era il tema principale del concorso? Gli studenti hanno dovuto realizzare un proprio progetto creativo interpretando in chiave assolutamente personale e soggettiva la ricca, ricchissima tradizione nazionale e culturale russa, quindi del proprio paese, in chiave moderna, e soprattutto cercando, diciamo, di dare al loro progetto uno stile di design tipicamente italiano. Quindi i progetti che abbiamo ricevuto sono stati molto interessanti, molto appunto si vedeva, traspariva veramente l'interesse e la passione che tutti questi studenti hanno impiegato nel realizzare il progetto. E Giovanni è stato membro della giuria che ha determinato i vincitori. I premi in palio sono stati due. Uno per vincere una borsa di studio al 100% per studiare un corso summer, uno dei nostri corsi estivi tenuti in lingua inglese nelle diverse sedi di IED Italia, e un'altra borsa di studio invece per studiare l'italiano attraverso un corso di lingua italiana da svolgersi a Mosca.
Le vincitrici dei due premi sono, per il primo premio, nel senso il primo che ho enunciato, la borsa di studio per un corso Summer IED, Margarita Kokovina. Congratulazioni a Margarita. E il premio per la borsa di studio invece per studiare la lingua italiana, Vittoria Bedianizze. Margarita la vedo fra i partecipanti, non so se è presente anche Vittoria, forse sì. In ogni caso... Complimenti. Complimenti e insomma rimarremo in stretto contatto con voi, in particolar modo io con Margarita per la definizione e il processo di ammissione per il corso IED e il programma PRIA per invece per quanto riguarda la borsa di studio messa in palio dal consolato per studiare l'italiano in Russia. Complimenti a entrambe e a tutti i partecipanti. Giovanni, vuoi aggiungere qualche parola sul concorso? No, è stato molto, devo dire che mi ha dato molta soddisfazione perché, come dire, quando vedi partecipazione e entusiasmo è molto bello, ma quello che mi ha fatto molto piacere era leggere nelle lettere motivazionali così quella grande passione che loro hanno avuto per l'Italia. Cioè, sono andati a scoprire artisti, designer, sono andati a scoprire opere teatrali, cioè mi ha fatto molto piacere, credo che sia molto, molto bello quando vedi un giovane che si appassiona così tanto a un altro paese, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo perché non è scontato, e quindi insomma grazie, complimenti, spero di conoscere le persone insomma qui in Italia o là in Russia, avere altri momenti, noi non ci fermiamo con... Giuseppe, lo stavamo dicendo, magari metteremo in atto altri concorsi, altri momenti per ritrovarci. Non smettete mai di essere creativi, non smettete mai di essere curiosi. E finisco con una cosa che dico sempre: voi siete il futuro del vostro paese, ma siete anche il futuro del design nel senso più ampio del termine. Quindi portate sempre avanti tutto questo con estrema passione. Grazie, bravi. Fatevi un applauso perché siete stati bravissimi. Però vorrei che anche se Margarita vuole intervenire, ci piacerebbe anche sentire una sua parola. Grazie. Io ho imparato l'italiano un anno e io conosco non molto bene, ma io sono molto felice. Io ho sognato di questa possibilità 5 anni, io amo italiano e l'Italia e moda italiano e io voglio stare qui, ma io voglio fare disegno russo, ma con l'italiano qualità e esperienza. Questo è il mio sogno. Bravissima. Mai smettere di sognare. Posso dire in god tuoi italiani da luce c'è il mio italiani, moi ruski posle 6 liet. Bene, bene. E ci tengo a sottolineare che tra l'altro anche il secondo premio noi speriamo di poterlo trasformare in una borsa di studio in Italia, un corso in Italia. Incrociamo le dita e attendiamo e cerchiamo di capirlo. Bene. Ottimo. Allora, grazie a tutti. Vi diamo l'appuntamento prossimamente, direi. Giuseppe, cosa dici? Assolutamente. E ogni tanto, come dire, avrete nostre notizie e nostre informazioni, quindi bravi davvero tutti e a presto, prestissimo. Sì. Grazie Giuseppe, perfetto. Grazie a Pria naturalmente tantissimo, grazie ad Anna che è stata preziosissima e ci ha supportato ed aiutato in questo cammino, perché credetemi non è semplice, perché non solo per il periodo del Covid, ma comunque non è semplice unire due paesi con tutte le dinamiche, le diversità, quindi è stato...
Però tutto ha funzionato, quindi sono molto contento. Grazie davvero a tutti quanti. Siamo molto felici di questa collaborazione fra insomma, il nostro istituto e le rappresentanze diplomatiche italiane davvero, e russe. Davvero. Giuseppe, salutami grazie. Il conto, direi, naturalmente, mandagli un saluto da parte dell'Istituto Europeo di Design e speriamo di insomma, stringerci una mano prossimamente. Grazie a tutti. Grazie ancora. Con piacere. Darei l'ultima parola ad Anna per dare le ultime indicazioni per quel che riguarda magari la piattaforma PRIA e anche come contattarci per definire poi le ultime pratiche. Дорогие участники нашей сегодняшней лекции, спасибо вам большое за внимание и за участие. Мы на этом завершаем сегодняшнее мероприятие и надеемся на скорую встречу. Обо всех дальнейших событиях мы вас будем информировать. Напоминаю, что у нас работает новый сайт программы PRIA. Все события и анонсы мы публикуем там. Также можете следить за нами на странице Facebook и Instagram, где также мы анонсируем все ближайшие мероприятия. А сегодня благодарим всех за участие и до встречи в ближайшее время на новом мероприятии, возможно, также совместно с Европейским институтом дизайна. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Bene, grazie. A presto. Grazie a tutti. Arrivederci.